Buonasera e benvenuti, insieme per Telecolor. Questo è il titolo della nostra maratona che sta per iniziare. Saranno 3 serate veramente emozionanti perché saremo in diretta da questo momento, quindi poco dopo le 8 di sera, sino alla mezzanotte inoltrata, sino all'una se voi reggerete e noi avremo abbastanza energie per farlo. E questo è un momento abbastanza speciale per festeggiare. Noi abbiamo compiuto 30 anni di attività, ma 2 anni fa eravamo così impegnati a lavorare ma anche a fronteggiare la crisi che ci siamo dimenticati di celebrare questo avvenimento eccezionale. Lo facciamo ora, lo facciamo con amici, lo facciamo con un ospite eccezionale che è stato per noi anche il nostro simbolo, il dottor Piero Mozzi, che saluto e ringrazio subito. Beh, il simbolo, no, non diciamo cose Beh, troppo negli ultimi grandi, insomma, anni ha caratterizzato noi. Volenti o nolenti, ma con grande piacere siamo diventati la televisione del dottor Mozzi e questo ha significato anche che noi siamo un po' una televisione controcorrente, una televisione che a volte ha il coraggio di dire cose scomode, scusate, sono emozionata davvero. Una televisione che si contraddistingue nel panorama di vari palinsesti delle reti commerciali anche per la sua vocazione alla salute, alla medicina, all'ambiente, agli animali, tante cose insomma che ci danno un po' l'impronta. Non voglio rubare nemmeno un minuto a questa lunga diretta perché abbiamo degli ospiti eccezionali che da ogni campo ci portano la loro esperienza, qualcheduno ci allieterà anche con esibizioni sul palcoscenico, insomma una serata di chiacchiere e spettacolo, dove anche voi sarete protagonisti con le vostre telefonate, parlerete col dottor Piero Mozzi e con i nostri ospiti e se volete, da questa sera parte anche la campagna di sostegno per Telecolor, noi l'abbiamo intitolata Voglio sostenere Telecolor, perché è così che deve essere, noi non vogliamo che vi sentiate in obbligo, ma oggi si usa così, se vi piace una rete, se vi piace un giornale, se vi piace un'associazione, potete far sentire il vostro calore e sentirvi partecipi della sua attività anche donando qualche cosa in base alle vostre possibilità. Troverete tutte le informazioni sul nostro sito, lo potrete fare tramite un IBAN ma anche con la PayPal, quindi sul sito ufficiale di Telecolor oppure su Facebook. Detto questo, voglio di nuovo salutare il dottor Piero Mozzi e poi i compagni di viaggio di questa nostra sì, serata. ben. Allora, grazie Piero, grazie per il tuo tempo e per la tua intelligenza, la tua passione, per aver stravolto le nostre vite, le nostre tavole, ma per averci regalato la consapevolezza che siamo noi i protagonisti della nostra salute. Sì. Beh, no, grazie a tutti quanti, grazie a Telecolor, grazie a tutti gli ospiti che interverranno in queste 3 serate. E appunto io voglio proprio far presente questo fatto, insomma, le emittenti piccole come Telecolor e tante tante altre stanno vivendo dei momenti sicuramente non di grande felicità, diciamolo così, visto la situazione critica a livello economico e visto che sono sempre stati in piedi grazie alla pubblicità, non certamente grazie ai canoni pubblici. Quindi se pensate che tra un po' saremo costretti a pagare il canone RAI, anche se uno non ha la televisione, dovrà pagarlo perché verrà messo automaticamente nella bolletta della luce elettrica, il che mi sembra una cosa talmente assurda da far. Quindi anche voi alle mogliazze, per cui anch'io che non ho mai avuto una televisione, mi dovrò, poi non si sa mai se uno per caso è intestatario di due, diciamo così, contatori, come se la caverà, vabbè, hanno deciso così e non ci si può fare niente. Attraverso Telecolor credo che tante tante persone siano riuscite ad avere delle informazioni che a volte sono risultate veramente decisive per il proprio stato di salute, non solamente per le trasmissioni in cui ero presente, ma penso anche proprio in una vasta gamma, no? Visto che proprio Telecolor ha fatto di questo discorso sulla salute è un qualcosa, proprio una bandiera. E credo che adesso sia arrivato proprio il momento di dare un aiuto, un contributo di solidarietà, perché se volete che noi possiamo andare avanti, mi prendo dentro anch'io noi, anche se io guardate,
con Telecolor abbiamo, e con Antonella, Pierluigi e tutto quanto, lo staff e la proprietà, abbiamo sempre avuto un rapporto liberissimo. Non c'è mai stato lo scambio neanche di mezzo euro o di un euro, né da parte mia né da parte loro. Io vengo e sono felice di venire e spero che, se non succede chissà che cosa, di continuare a venire e a trasmettere le informazioni, le conoscenze, tutto quanto attraverso questa emittente. E credo che sia arrivato proprio il momento però di capire che non si sta in piedi solamente con l'aria, soprattutto di questi tempi. Per tenere in piedi realtà come queste ci vuole veramente grandi, grandi risorse, anche economiche. Ma possiamo farcela anche se ognuno di noi, riesce a dare anche quel minimo contributo. Io ho sempre pensato che se tutte le volte che abbiamo fatto una trasmissione, tutti gli ascoltatori avessero dato un euro, non dico 10, né 100, un euro, credo che le situazioni sarebbero decisamente più valide e ci sarebbe stata la possibilità anche di sviluppare maggiormente questa emittente. Che altro, il problema è quello della diffusione del segnale, ecco, nel quale ci impegneremo, ma è un po' una battaglia veramente strenua, ecco, diciamo. Però noi ci impegniamo per fare arrivare il segnale sempre più diffusamente in tutto il paese, perché noi avevamo come traguardo la Lombardia. Ora alcune delle nostre, noi siamo gemellati, lo sapete, con Telereporter, di cui parleremo ampiamente tra un'oretta circa. Abbiamo già in studio uno dei volti più noti, che è Franco Bobbiese, che ci ha portato un campione, un ballerino di fama. E sapete che abbiamo conquistato con fatica anche il Piemonte, stiamo arrivando in Emilia Romagna e insomma vediamo di cavarcela un po' dappertutto. C'è Prima Rete che ci dà una grossa mano, ovviamente è la TV più commerciale del gruppo, però in alcuni orari, in alcune serate particolari, si impegna anche questa rete a diffondere sino all'Italia, diciamo, centrale, Roma compresa, le nostre trasmissioni principali. Questo sarà il nostro obiettivo, il nostro impegno, se vorrete con il vostro aiuto. Però la trasmissione sarà completamente diversa, non pensiate che noi siamo qui solo esclusivamente a cercarvi soldi. Assolutamente no, già il fatto che ci ascoltiate, che ci diate degli ottimi ascolti, guardate che con Telereporter noi siamo il secondo gruppo in Lombardia, questo è veramente un grande traguardo, vuol dire che siamo entrati nel cuore, nelle case di molti telespettatori. Bene, basta autocelebrarci, incensarci, vediamo di conquistarci anche in queste serate un po' della vostra attenzione e della vostra fiducia. Presento i primi ospiti in studio e naturalmente anche il gruppo di lavoro che ci seguirà in queste serate, dopodiché vedrete che la trasmissione prenderà tutta una piega più veloce. Allora, voglio salutare e ringraziare la nostra Claudia Barigozzi. Dico la nostra perché è una delle nostre giornaliste di punta, ha collaborato in modo particolare a questo programma insieme a mia figlia Nicole, neomamma di un bambino bellissimo che immagino e spero ci seguirà da casa, e le mando un bacio. E devo dire che ha realizzato buona parte anche dei servizi, noi ne abbiamo in scaletta parecchi, vero Claudia? Abbiamo cucinato con Claudia, sì. E vediamo quello che riusciamo a fare, è una questione di tempo. Abbiamo anche dei servizi bellissimi fatti in omaggio alle richieste del dottor Piero Mozzi sul caffè, sul vino senza additivi. Quello che riusciremo a fare manderemo in onda. Ecco Claudia, se vuol dire due cose anche tu e i nostri telespettatori. Grazie, naturalmente è un grandissimo piacere essere qui e iniziare questo viaggio, questo percorso insieme per queste tre serate che ci porteranno davvero tanti ospiti, tante novità e come sempre tante curiosità nel campo della salute, dell'alimentazione, dell'ambiente, tutte quelle che sono le colonne portanti dell'attività quotidiana di Telecolor. Eh sì, perché per essere giornalisti di Telecolor bisogna avere anche un po' una vocazione. In questo siamo severi e naturalmente adesso telecamere puntate sulla nostra preziosa, senza di lei molte trasmissioni sarebbero andate a gambe per aria, Carlotta Chiappani, la segretaria di redazione in tutte le emittenti, è veramente un jolly. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie Carlotta, allora questa sera sarai più che mai jolly e quindi transiterai tra la regia e qui per raccogliere nella prima parte della trasmissione le telefonate. Come le vogliamo, Piero? Pertinenti ai temi di oggi? Parleremo
di salute, parleremo di sistema venoso, di tiroide, sì, ma parleremo anche di ricette fatte con i legumi, la farina di castagne. Certo. Parleremo di sport, parleremo di certo, danza. Poi se c'è un grandissimo pilota come... Stai già come anticipando, va bene, dai, lo diciamo. Abbiamo con noi il piacere anche di ospitare, oltre a Franco Bobbiese, che è sicuramente... l'anchorman di Telereporter, abbiamo un campione automobilistico, abbiamo Arturo Merzario. Non so se già possiamo inquadrarlo, però è stato veramente... Io non sono una sportiva, però io me lo ricordo che era tanto bravo e carino, insomma sono molto emozionata di averlo qui con noi. E poi abbiamo tanti altri bei nomi, vedrete. Quindi Carlotta raccoglierà le vostre telefonate per un'ora circa. Scatenatevi dunque se dovete chiedere qualche cosa in modo particolare. Il filo conduttore questa sera sarà un po' anche il consumo della carne. Io non sarò presente perché non voglio più creare polemiche. Lo facciamo in termini molto pacati, ci confrontiamo anche alla luce, Piero, delle ultime indicazioni nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha di nuovo messo al bando il consumo di carne, ha tacciato per la verità la carne, diciamo, lavorata. Quindi stiamo parlando di insaccati, di hamburger. Stiamo parlando di un cibo più anglosassone, se escludiamo i nostri cotechini, però insomma i nostri salumi. Ecco. Però questo è un tema sul quale con grande pacatezza ti confronterai un'altra volta. Claudia ha intervistato Campbell, te lo dico subito. The China Study sta facendo il tour del nostro paese. Quindi è il momento di parlarne, ma io mi assenterò. Quindi ti sentirai più libero e meno attaccato. Allora, vado avanti con la presentazione velocissima. Qui con noi abbiamo un dottore, un chirurgo che sicuramente voi amate moltissimo perché ha una posizione decisamente conservativa, il dottor Roberto Delfrate, che grande sorpresa è venuto a trovarci in questa prima serata. Grazie, dottor Delfrate. È un chirurgo con la specialità diciamo venosa, si dice così, del sistema venoso. Possiamo dirlo. Stasera non sono a medicina mica, sarò assai meno tecnica. E ha assunto una posizione decisamente solitaria, in controcorrente rispetto al panorama italiano. Gli altri strippano le vene, le safene, lui invece le conserva. Grazie a una tecnica chiamata Shiva, vero dottor Delfrate, che punta molto sulle nostre valvole, quindi con una profonda conoscenza del nostro sistema idraulico interno. Esatto. E da solo, infatti nel nostro paese ancora oggi una percentuale bassissima di interventi chirurgici. Meno dell'1% conservano le safene. Le nostre vene, diciamo, importanti per la circolazione venosa degli arti inferiori. Lui è solo, coraggioso, ma il mondo scientifico sta guardando nella sua direzione, solo con l'appoggio di un grande francese, Claude Franceschi, esatto, che è stato un po' il padre dell'Eco Color Doppler, vero? Diciamo che sono 50 anni che si sta impegnando, anzi ha superato i 50 anni di impegno professionale, e ha iniziato in un momento in cui diciamo c'era solo l'intuizione di una persona estremamente intelligente, ma non c'erano punti di riferimento. È stato il primo che ha attuato in maniera sistematica e come la conosciamo oggi la diagnostica non invasiva utilizzando gli ultrasuoni, perché voglio dire, quando non c'è nulla di scritto, mettersi a decodificare suoni, onde relative alle differenti situazioni emodinamiche non è semplice, occorre una grande forza di volontà, una grande perseveranza, costanza e soprattutto una grande intelligenza, una grande capacità di osservare i fenomeni, quello che ci circonda, perché tutto nasce dall'osservazione. Ecco, noi abbiamo bisogno di medici e di chirurghi così. Parleremo magari più dettagliatamente con lui, vogliamo che si confronti con un grande della nutrizione, perché noi siamo convinti, caro dottor Delfrate, che buona parte delle malattie e per contro della nostra salute dipenda dall'alimentazione. Lei da buon parmigiano avrà sicuramente a cuore l'alimentazione, magari quella un po' godereccia, ma stasera noi le faremo cambiare orizzonti, se ma vorrà naturalmente. Sicuramente conoscenza e equilibrio sono benvenuti, perché l'equilibrio è importante nell'alimentazione, penso. L'equilibrio significa anche la giusta quantità, le giuste proporzioni, e poi
non tutti hanno necessità o hanno la convenienza ad avere lo stesso tipo di alimentazione. Per noi siamo degli esseri, ognuno di noi ha delle specifiche. Molto bene, finisco le presentazioni, già mi sto dilungando, però era necessario conoscere un po' di più quelli che saranno i protagonisti della nostra serata. A fianco del dottor Del Frate abbiamo una signora molto molto carina, la signora Lucia Cremonini, è una pasticcera, pasticceria al portico di Bobbio, l'avete sentita nominare più volte e forse l'abbiamo già anche conosciuta in passato. Sì, sono venuta una volta. E quindi adesso l'abbiamo voluta di nuovo con noi perché lei sta preparando dei deliziosi biscotti, sfogliatine e delle cose anche natalizie, visto che siamo in occasione di festività, con le nuove indicazioni del dottor Mozzi. Lei è sempre stata molto attenta e sensibile. Chi è intelligente lo si poteva intuire, che è una donna di grande tempra, di origine milanese, ma prima ancora lei è di? Emiliana. Emiliana. Cioè, io sono nata a Milano, ma sono tutti e due di Bologna, mio papà e la mia mamma. Dovete sapere che lei è una bocconiana anche, eh? Una bocconiana sì. Che poi ha sfondato nella pasticceria. Però insomma sappiamo che i bocconiani di solito hanno un buon quoziente intellettivo. Perfetto, e adesso la bellezza di una cantante a noi molto cara, che è già stata nostra ospite, Jessica Tenca. Buonasera, Jessica, Antonella. Ben ritornata. Grazie. Origini cremonesi, cioè del, diciamo, del Casalasco, vero? Sì, esatto, Casalasco, l'ultimo paesino della provincia di Cremona proprio. E poi siamo circondati dalla provincia di Mantova. Bene, ma adesso Jessica però lavora una band nel Varesotto, vero? Sì, ho un'orchestra da un anno. Appunto della zona di Olgiate Olona, praticamente Varese, e niente, dopo tutti questi anni che sono passati dall'ultima volta che sono stata qui a Telecolor, sono successe tantissime cose, ho lavorato sulle navi da crociera per qualche anno, è stata un'esperienza veramente bellissima. E l'ultima, invece, ultima esperienza, infatti c'è una foto che qua ero al Festival di Sanremo, Festival delle Orchestre, specifichiamo, magari fosse stato l'altro. E lo meriteresti, Jessica, davvero. No, comunque è stato veramente, salire su quel palco a cantare è stata veramente una cosa pazzesca, bellissima, un'esperienza unica. Molto stasera bello. Ti accontenterai del nostro palco, però è sarà sempre bello un lo gran stesso. Palco, ogni palco ha la sua emozione, te lo posso assicurare. Bene, quindi parleremo anche di voce, l'importanza dell'alimentazione per chi ne fa un uso professionale. Esatto. Bene, allora, le presentazioni sono fatte dall'altra parte dello studio e tra un po' li conosceremo. Come vi ho già anticipato, abbiamo Franco Bobbiese, che è conduttore sportivo di Telereport, è già noto anche in Telenova, è stato insomma assegnato un po', diciamo, ma dai che li vediamo anche inquadrati, vedete il bellissimo biondo di Telereporter è già lì. E poi guardate chi abbiamo, Arturo Merzario, campione automobilistico italiano che mi si dice non è mica ancora andato in pensione, sta ancora da tempo? Benissimo, ne conosco un altro che ha detto che si metterà in pensione verso i 100 anni, perfetto, benissimo. E poi dai, da che siamo da quella parte, inquadriamo anche un altro ospite, non so se tutti hanno il microfono, però abbiamo ad esempio una cabarettista, e questa ci è stata segnalata dal dottor Piero, una cabarettista molto particolare, Loretta Ferrara, bravissima mi si dice, chitarrista, cabarettista, animatrice, ma lei si definisce anche una bestia da osteria e quindi la vedremo all'opera perché lei si scatena nei ristoranti e nelle osterie milanesi. Ha ereditato un pochino quello che era la tradizione proprio meneghina, dove si faceva musica e cultura e non solo, si faceva anche politica proprio nelle osterie. Ed è stata una sorpresa per noi veramente grandissima quella di avere ospite un ballerino che è Michele Villanova, è un ballerino della Scala, ora insegnante, e quindi abbiamo scoperto proprio questa sera incontrandoci che lui
ora nel suo compito di docente tiene molto in considerazione, ormai da anni però, i gruppi sanguigni, quindi vedete ci sarà da che parlare. Ma nel corso della serata avremo anche un artigiano straordinario, che diciamo che è un po' un artista del ferro battuto e ha una storia bellissima, la sua storia parte da bambino, dall'età di 8 anni quando ho cominciato a lavorare. Anche lui è stato venuto dal dottor Piero Mozzi e quindi lo avremo tra un po' in studio. E poi avremo Claudio Pomo dell'associazione Essere Animali, che io lo ammiro moltissimo, è una delle persone nel mondo del volontariato, del no profit, che sta facendo veramente un grande lavoro in ambito di una nuova cultura di sensibilità. Spero di non aver dimenticato nessuno, casomai lo scopriremo strada facendo. Io vorrei che ora Piero e il dottor Del Frate si parlassero un po', perché lui opera tantissimo, Piero, il dottor Del Frate, è diciamo la punta di diamante della sua, del suo istituto, la clinica Le Figlie di San Camillo di Cremona. E, ma soprattutto se è indirizzato a una chirurgia conservativa sì. Sicuramente vengono da, tutte le parti d'Italia, diciamo, è vero, è verissimo. Considerate che poi una volta al mese arriva anche Claude Franceschi qui a Cremona e... Esatto, abbiamo anche un po' di Francia, abbiamo anche un po' di Francia. Non per lodare molto la città di Cremona, c'è veramente poco, ci sarebbe una liuteria straordinaria che è patrimonio dell'UNESCO e alla quale avremmo voluto dedicare parte della nostra puntata, ma non è questo il momento. Però tra le piccole cose dedicate alla salute che si fanno a Cremona, uniche in Italia, o perlomeno rarissime, si fa la rinocitologia, quindi la citologia nasale, che consente di fare delle diagnosi perfette per i casi quelli più disperati. Il dottor Maffezzoni e abbiamo questo bravissimo chirurgo che è il dottor Del Frate, che ora sta per applicarsi anche nell'ambito della tiroide, vero? Diciamo da sempre, da quando ero un giovane studente, 22 anni, frequentavo in clinica chirurgica a Parma e diciamo che la chirurgia tiroidea era l'ordine del giorno, perché si facevano allora 7-8 interventi di tiroidectomia alla settimana, per cui per noi giovani studenti era un impegno non piccolo seguire tutti questi pazienti. E da allora si mantengono le tradizioni, vengono definite anche know-how, no? Queste. E si portano avanti alcuni settori, quelli possibili a seconda del contesto in cui si è inserito, ovviamente, perché bisogna cercare di adattare le soluzioni che si propongono alle capacità organizzative delle strutture nelle quali si è inserite, per evitare di fare voli impindarici pericolosi, soprattutto in questo settore. E oggi sto vedendo che c'è una presa di coscienza di tutta la categoria medica, dei chirurghi in particolare, che porta a una ricerca di una sempre minore invasività, e io vorrei specificare, dovrebbe essere una minore invasività ma nel rispetto della integrità delle persone, per cui... Certo. Ecco, ma lei si è mai posto come mai questi numeri così impressionanti di persone che soffrono di queste patologie a cui lei si è applicato? Si è mai posto come medico il problema che cos'è che fa ammalare così tanto i miei pazienti? Ad esempio, mai viste tante tiroidi impazzite come questo periodo? Ne parliamo spesso, no Piero? Ecco. Si è mai posto problema cosa c'è dietro? Diciamo che al chirurgo compete un ruolo differente, perché è una pedina in una fase terminale di un percorso che ha portato una patologia a manifestarsi creando dei problemi, perché noi dovremmo intervenire quando la patologia dà dei problemi, per cui i problemi possono essere problemi di tipo metabolico, perché questo organo è fuori controllo, almeno una parte di questo organo è fuori controllo, possono essere dei problemi dovuti a delle cellule che non sono sotto controllo e che devono di necessità essere rimosse per evitare una progressione di certi tipi di malattia, o che possono essere anche semplicemente il volume che ha raggiunto questa ghiandola che può creare dei problemi. Problemi in primis sulla respirazione, sul corretto funzionamento di tutte le dinamiche respiratorie, ma anche della deglutizione. Per cui vediamo queste situazioni come chirurgo quando sono già conclamate. Certamente ci facciamo delle domande, però non abbiamo il tempo di soffermarci sulle risposte, perché dobbiamo risolvere dei problemi che sono contingenti.
Va bene, umanamente penso che lei, visto che lei è persona squisita, sensibile, intelligente, poi dotato anche di una carica di grande simpatia, devo dire che è un ospite che a me piace moltissimo, il dottor De Flate, un vero parmigiano, doc. Le interesserà forse sapere, dal punto di vista del dottor Piero, quali sono le cause di questa malattia, di queste malattie, sia quelle venose che quelle tiroidee? Le tiroidi hanno avuto proprio un incremento, le problematiche a carico della ghiandola tiroidea è una cosa impressionante. Molti addossano la responsabilità al 1986 col disastro di Chernobyl, ma non è quello, perché poi in tante persone riescono a rimettere a posto la funzionalità della tiroide e a fare ridurre anche i noduli, se non addirittura a sparire, e per cui vuol dire che Chernobyl c'entra, ma forse non c'entra come lo si vorrebbe far centrare. E la tiroide non sopporta, abbiamo fatto anche delle puntate sulla tiroide, la tiroide non sopporta i dolci, gli zuccheri, e da quando sono arrivati gli edulcoranti è stato proprio, se facessero veramente delle valide indagini, soprattutto nei centri preposti alla cura delle tiroide, e si vedrebbe proprio. A un certo punto sono comparsi i vari dolci tipo caramelle, chewing gum e bevande varie contenenti tutti questi edulcoranti. Magari vengono proposte questi, chiamiamoli alimenti, come senza zucchero, che però sì, sono senza il saccarosio, però contengono questi edulcoranti, e da quando si sono instaurati questi alimenti praticamente c'è stato un incremento esponenziale delle problematiche a carico della tiroide. E poi la tiroide non sopporta i cereali, soprattutto in una situazione sociale come questa, dove l'attività fisica oramai sono sempre meno le persone che la fanno, insomma. Tra l'altro, sicuramente alla base delle problematiche tiroidee c'è una componente genetica di possibile ereditarietà, non proprio ereditarietà matematica, altrimenti uno ce l'avrebbe già praticamente appena nato. Il problema si manifesta man mano che gli anni vanno avanti. Ad esempio, nella mia esperienza mi è capitato di trovare anche una ragazzina di 15 anni a cui era già stata asportata la tiroide a 15 anni per una forma tumorale. Quindi cose impressionanti, a 15 anni vedere sparire una tiroide per un tumore, sembra una cosa incredibile. È più facile invece incappare nelle problematiche tiroidee per le donne, anche se adesso anche sono questioni che riguardano anche il sesso maschile, soprattutto a partire quando arriva la stagione della menopausa, per cui la tiroide è facile che cominci ad avere, a segnalare in genere l'ipotiroidismo, però anche l'ipertiroidismo. Poi ci sono sempre dei fatti un po' contrastanti, mentre ci hanno fatto studiare che in genere l'ipertiroidismo coincideva con le persone tendenzialmente magre, asciutte, invece mi capitano tantissime cose opposte, tipo persone che hanno l'ipertiroidismo e magari sono anche in sovrappeso, come pure persone con l'ipotiroidismo che sono magre, secche, asciutte. Quindi non è sempre detto sia quello che i canoni che ci hanno praticamente fatto, su cui ci hanno fatto studiare, a volte sono stravolti, non corrispondono a quello che effettivamente succede. Comunque sì, i nemici della tiroide sono i dolci e gli zuccheri, che adesso se ne usa in grandissima quantità, soprattutto sotto forma di dolci cosiddetti senza zucchero, e i cereali. Basterebbe già sostituire i cereali quando una persona comincia a manifestare problematiche di ipotiroidismo o viceversa ipertiroidismo. Ecco, sostituire i cereali con i legumi, già le cose migliorerebbero. E porteremo via un po' di pazienti che poi, al dottor Del Frate, in sostanza. Ma io sarei contento, sì. Assolutamente. No, il fatto poi che uno manifesti ipo o iper, e a volte, io faccio sempre l'esempio come un rubinetto che
praticamente deve gestire l'apertura dell'acqua da una parte a destra o a sinistra. A seconda di come a livello genetico avviene il comando, il rubinetto si può aprire a destra e può scattare l'ipotiroidismo. Se il rubinetto invece si apre a sinistra, può scattare l'ipertiroidismo. La funzionalità tiroidea è tanta, anche questo è tutto. Tutti i nostri meccanismi sono su base genetica. Basta che a livello genetico il comando arrivi non più come è stato programmato e può scattare. Certo, e purtroppo quindi sappiamo che la tiroide è veramente una ghiandola molto importante, alla quale molte funzioni e molta della nostra salute dipende. Per cui, cioè, una volta che salta la tiroide, veramente sono un po' guai. Allora, adesso noi abbiamo la prima pausa pubblicitaria, poi oltre alla tiroide magari daremo anche una spiegazione dal punto di vista del dottor Mozzi di cosa può fare ammalare una vena, quindi una parete venosa, un sistema così da un punto di vista idraulico semplice e complesso insieme, qual è quello appunto il sistema venoso degli arti inferiori al quale di solito... Il sistema venoso lo definirei complesso. Io ho detto semplice perché in sostanza il sangue deve andare giù e tornare su. A differenza del sistema arterioso, diciamo, ha delle dinamiche di funzionamento più complesse da capire e da gestire. Esatto. Avrei detto esattamente il contrario. È più complesso quello venoso, perché è più complesso da valutare, perché sono tutti flussi molto lenti e le macchine di cui disponiamo sono più in difficoltà nel rilevare i flussi lenti, perché è influenzato da più fattori rispetto al sistema arterioso e anche perché le vene sono un pochettino più difficili da gestire di per sé stesso come struttura istologica. Bene, quindi subito dopo la pubblicità ritorniamo con questi argomenti e vi ricordo la nostra è una maratona in diretta e quindi se avrete voglia di stare con noi potrete passare l'intera serata sino alla notte, per cui ci farebbe veramente tanto tanto piacere. Bene, eccoci qua. Io direi che salutiamo velocissimamente un ospite che è arrivato, un amico, è arrivato strada facendo ed è Marco Zigliani, naturopata, riflessologo, volto noto di Telecolor, molti lo apprezzano veramente, nonché caro amico di Marco, del dottor Piero Mozzi. Io non so se io personalmente ho conosciuto prima Marco e poi il dottor Piero, ma voi vi conoscevate già, sì, penso. Beh. Noi ci conoscevamo, buonasera a tutti innanzitutto, buonasera anche a tutti voi, ci conoscevamo già da prima e poi ci siamo conosciuti quando abbiamo invitato dottor Mozzi alla nostra trasmissione di Laboratorio Salute. Fu un laboratorio salute, certo. Sì, perché venne a parlarsi. E all'inizio fu il glutine. No, all'inizio furono i latticini. No, fu anche il glutine. Anche il glutine. Mi ricordo i latticini sconvolsero la dottoressa, esatto, Pomini. Però il glutine fu uno shock e una lavata di testa per tutti, sì, quanti. Per tutti. Bene. Cediamo subito la linea al palcoscenico dove Claudia intervisterà velocissimamente Jessica Tenka, artista, e avremo un'esibizione molto bella, immagino. Grazie, dunque conosciamo meglio Jessica, abbiamo già saputo qualcosa di lei, le tue origini sono, esatto, cremonesi, però da lì sei partita alla conquista del mondo, possiamo dire. Sì, alla conquista dell'Ouest. Le crociere dove ti hanno portato? Allora, le crociere mi hanno portato nel bellissimo Mar Baltico, Svezia, Finlandia, Lettonia, Estonia, praticamente la patria di tanti gruppi famosi a livello mondiale, i famosi Europe, gli ABBA, che ho tra l'altro conosciuto, è stata una fortuna veramente di persona sulle navi, loro vengono a fare gli spettacoli proprio tranquillamente come se fossero un gruppo qualsiasi, ho detto ah, quelli sono gli ABBA, oddio. Sì, sì, ma persone tra l'altro simpaticissime, umilissime, umilissime. E non si direbbe a volte degli artisti perché magari... È più una cosa italiana, sì, questa, non voglio essere cattiva, ma è più una cosa italiana, ad il padre dell'umiltà, no, no, non lo dirò mai. Non si può dire. No, no. Però come hai scoperto che ti piaceva, che avevi questa passione per il canto?
Allora, io ho cominciato, diciamo, tardi, tra virgolette, a capire questa mia passione. Avevo 16 anni, quindi di solito già da bambini tanti cominciano già a cantare. Io no, assolutamente, perché io nasco più che altro come una pittrice. Infatti ho fatto l'istituto d'arte perché volevo dipingere, volevo fare restaurare gli affreschi nelle chiese, proprio una cosa completamente diversa. Sempre nel mondo dell'arte, esatto, ma diversa. Sempre arte comunque. Un giorno, una sera, cantai così insieme a un amico a tavola e da lì fu la prima di... Sono passati ormai 25 anni da allora e... L'altro ieri. Sì. L'altro ieri. Tra le figure che avresti dipinto c'erano magari degli angeli, visto che parliamo anche di chiesa. Esatto, degli angeli custodi, come il brano che sto per cantare. Faccio solo una premessa: questo brano, nemmeno farlo apposta, qualche anno fa fu scritto per un centro oncologico di Milano, cantato esclusivamente da bambini, soprattutto centro oncologico infantile. Perché questi angeli custodi sono queste persone che stanno vicino a queste persone, insomma, che hanno difficoltà nell'attraversare un cammino particolare, soprattutto questi bambini, ma anche le persone adulte. E quindi è stato emozionato, infatti sono emozionata, scusate, ma ogni volta che lo canto ho il lacrimone che mi scende. È un argomento toccante. Sì. Molto. Allora ti lasciamo il palco con Angeli Custodi, Jessica Tenca. Grazie. Li ritrovi qui proprio accanto a te, quando ormai ti sembra che non potrai guarire più, li ritrovi qui in un gesto, in un sorriso, nel tuo tiepido respiro che non vuole arrendersi, e la vita passa dentro agli occhi tuoi. Sei sicuro che non sarai solo mai? Sono gli angeli custodi che ti parlano d'amico e ti tengono la mano senza chiederti chi sei. Sono gli angeli del tempo che vorrebbero fermarlo e ti tengono attaccato a quel filo della vita che ti sembra ormai spezzato, ma finché saranno lì tu non cadrai. Li ritrovi qui, proprio accanto a te, quando ormai ti sembra che non potrai sognare più. Li ritrovi qui, il tuo dolore, a sperare insieme a te, e la vita passa dentro agli occhi tuoi. Sta sicuro che non sarai solo mai. Sono gli angeli custodi che ti parlano d'amico e ti tengono senza chiederti chi sei. Sono gli angeli del tempo che vorrebbero fermarlo e ti tengono attaccato a quel filo della vita che ti sembra ormai spezzato, ma finché sarà saranno lì tu non cadrai, ma finché saranno lì tu non cadrai.
tempo, brava Piero. E poi devo dire che dopo la dieta Mozzi la morce è ancora migliorata, è diventata ancora più potente. Benissimo. Altro che il palcoscenico dell'Ariston. Ci va su certa gente che se avesse questa voce pagherebbe non so che cosa. Complimenti, ma lei ce l'ha raccontato, ha dovuto anche imparare a destreggiarsi in vari stili, in vari repertori, perché ha dovuto darsi da fare, È una professionista davvero in gamba. E adesso direi di tornare a un argomento medico, se siete d'accordo. Un po' voglio fare la domanda che ha diritto oggi. E, su varie riviste è stata riportata, è un po' un argomento di vari salotti, e cioè... ma lei la fa la dieta del dottor Mozzi? No, ma non è mai capitato a tavola di sentirsi rivolgere questa... una dieta, perché... Sentiamo, diciamo, cosa mangia il dottor Del Frate? No, purtroppo le mie giornate hanno dei ritmi che sono dettati da eventi che non dipendono da me, per cui... Quindi lei mangia il panino? A volte neppure, per cui... Diciamo, nella giornata ci si deve adattare a quelle che sono le necessità contingenti di quella giornata. I chirurghi non sono le persone più ordinate, diciamo, da questo punto di vista. E non è una buona cosa, vero? Perché... I chirurghi devono stare attenti, perché poi hanno bisogno di mani che altro che quelle dei pianisti, che devono essere di un'elasticità incredibile. Sì, soprattutto collegate con l'apparato cerebrale, sì. perché la mano funziona bene quando il cervello funziona bene. Certo, esatto. A proposito di mani, Piero. Tutti pensano che il chirurgo deve essere veloce di mano, il chirurgo deve essere veloce di ideazione, sì. di capacità di analisi e di decisione. La mano è una conseguenza, è secondaria rispetto a questa fase. Dottor De Frate, siamo indiscreti se le chiediamo il suo gruppo sanguigno? A positivo. Un A positivo. No, perché ultimamente mi è capitato un collega di Milano sui 63-64 anni e che cominciava ad avvertire questa rigidità nei movimenti. Quindi dopo anni di pratica, insomma, di attività professionale nel campo proprio della chirurgia, e dice: accidenti, adesso mi trovo con queste mani che non sempre rispondono come devono rispondere nei movimenti. Allora... abbiamo fatto due chiacchiere riguardo agli alimenti che possono rendere le mani più o meno elastiche, certamente. Poi se non c'è la pratica, l'esperienza, la conoscenza, l'ideazione su quello che uno deve fare, però poi può essere che le mani, ad esempio... Ecco, a proposito di mani, a proposito di mani, anche qua che c'è uno, questo che l'ho trovato, questa foto qua sul... il quotidiano La Repubblica, una domenica, sarà stato di 2 o 3 settimane fa, no? Che c'è questo, il gruppo dei Rolling Stones, e che uno, se non sbaglio, questo è il chitarrista Keith Richard. Non sono mai stato un grande appassionato dei Rolling Stones, li ritenevo un po' fracassoni. E la cosa che mi ha colpito quando ho visto questa foto, le mani proprio rovinate dall'artrosi, da un'artrosi deformante, ecco, e non da poco. Tra l'altro il caso proprio che lui abbia messo le mani mentre degli altri non si vedono le mani, lui le ha appoggiate proprio sulle spalle degli altri due componenti, e qua sicuramente non è l'uso della chitarra che porta questa deformazione. E se dovesse capitare a un chirurgo, addio, è finita. Non... Vogliamo ricordare velocemente quale potrebbe essere un responsabile. Che deforma così le mani proprio al glutine. Il glutine. Ha mai sentito parlare di glutine? Sì, senz'altro, come medico. Va. Ma di glutine bandito dalla dieta? Che dipende, si dice a Parma? Si dice che non tutti possono alimentarsi nello stesso modo, questo è una cosa riconosciuta. Molto diplomatico stasera. No, ma tra l'altro Franceschi, che è la persona dalla quale io ho imparato questo mestiere, ha tutte le sue teorie anche sull'alimentazione, per cui lui è un fautore della teoria che oggi c'è un'alimentazione nei paesi occidentali che è in eccesso, mentre diciamo, più si va avanti, diciamo, con gli anni, più lui dice bisogna ridurre gli introiti. Ad esempio lui si alimenta una sola volta al giorno e con alimenti ben precisi.
Per cui, voglio dire, sarebbe interessante un dialogo fra il dottor Monti. Lo facciamo? Sarebbe interessante, questo sarebbe interessante, sì. Benissimo. Sarebbe un bel match, un grande francese e un grande italiano. In Oriente, in Giappone, in Cina, dove non usano il glutine, se non adesso, negli ultimi anni, che viene introdotto, ma sono sempre andati avanti con il riso non porta a questa deformazione. Infatti in Cina praticamente l'artrite o artrosi deformante praticamente non esiste. Sì, dovremmo farle queste considerazioni. Bene, c'è una cosa che lei vuole chiedere al dottor Mozzi? No, a me è curiosiva la tecnica di tutto quanto, ecco, quello che sta praticando. Diciamo che ci sono delle analogie tra l'attività del dottor Mozzi e l'attività che anch'io svolgo, perché tutto si basa sull'osservazione, sulle analisi e si basa poi sul trovare delle soluzioni sulla base di analisi che sono state fatte, che sono conseguenti all'osservazione delle evidenze, che non è una farina proprio del nostro sacco, perché già Cartesio proponeva queste cose, per cui queste sono le regole cartesiane, quindi l'osservazione dell'evidenza, l'analisi, l'enumerazione, poi la riprova di tutte le teorie che si sono formulate, per cui diciamo risale a tanti anni fa questa teoria, però è un osservatore. Sarebbe disposto a rinunciare al salume, alla carne di maiale? Io non sono un grande consumatore di carne, preferisco più altri alimenti, le verdure, i legumi, la frutta, i formaggi. Ma allora è già allineato questo dottore. Per cui, ad esempio, formaggio? Io trovo che in certi momenti della giornata, quando il serbatoio è un po' scarico di energie e c'è bisogno di profondere ancora energie, io personalmente mi rifugio sul parmigiano reggiano, perché lo trovo... Lo salutiamo, lo congediamo. Ma non si congeda nessuno. Uno poi no, nel senso che lui a fretta deve andare. Anche memore dell'esperienza di un amico collega che ha vissuto con questa alimentazione per un mese in Tibet, si era portato questo a tutti i suoi pacchettini sotto vuoto e aveva fatto questa sua esperienza di vita alternativa in questo modo. No, non so perché sorridiamo, perché è uno, noi, il dottor Mozzi ci ha insegnato a considerare due grandi nemici storici, che sono i cereali, col glutine soprattutto, ma in linea di massima per i mozziani non c'è proprio questa grande indulgenza, tolleranza verso un'alimentazione troppo basata sui cereali. E l'altro nemico storico è il latte di mucca e i latticini. E quindi ma io devo considerare anche che io provengo da una famiglia che ha una tradizione campagnola e tra l'altro un fratello di mio padre per 50 anni ha fatto il parmigiano. Per cui io sono cresciuto in questo ambiente, ma io ritengo che sia fondamentale in tutto l'equilibrio e la proporzione. Va bene, noi la ringraziamo moltissimo. Nelle problematiche, diciamo così, della circolazione venosa, i latte, i derivati del latte, soprattutto per quanto riguarda le varici, è tra gli alimenti proprio più importanti per scatenare dei problemi. Bisognerebbe fare una cosa, ma questo dovrebbero insegnarcelo già all'università. In ogni reparto, dove ci sono, a seconda delle varie patologie, ci sono i vari reparti, incasellare tutte le abitudini alimentari delle persone che manifestano, chi ha problemi cardiocircolatori, chi ha problemi venosi, chi ha problemi urinari, chi ha problemi renali, chi ha problemi all'apparato digerente, chi ha il fegato, chi ha il pancreas, e che non siamo stati educati in questo modo qua, a prendere in considerazione le abitudini alimentari che invece sarebbero fondamentali. E invece è una cosa che è stata cancellata dalla preparazione dei medici. Siamo d'accordo sulla prevenzione. Sì. E siccome diciamo che l'ipotesi che la prevenzione possa risolvere ogni problema rimane un'ipotesi, perché la prevenzione potrà risolvere una parte dei problemi, sì, ma non potrà mai arrivare a risolverli tutti, bisognerà comunque che ci sia sempre qualcuno che si occupi della gestione dei problemi quando questi si manifestano. Io diciamo che per quello che è il tempo che mi verrà dato e concesso ancora da qui in avanti, devo occuparmi di questo aspetto. Una volta che le situazioni sono conclamate, come diceva all'inizio, bisogna cercare di gestirle. Ecco che allora entriamo in gioco sul come gestirle.
e facendo l'esempio delle tutte le vasculopatie, ma soprattutto delle insufficienze venose, diciamo che incide molto anche lo stile di vita, perché se noi consideriamo che il nostro sistema circolatorio dal lato venoso è basato sull'attività di pompe, e se consideriamo che la nostra vita è oggi prevalentemente sedentaria, per cui nella vita sedentaria tendenzialmente si usano poca o per nulla le pompe, si capisce come proprio lo stile di vita che ci viene imposto, non per nostra scelta, ma che ci viene imposto, condiziona anche poi dopo la possibile insorgenza di rischi che a volte si concretizzano in situazioni. Per cui io mi occupo, diciamo, di vedere il problema dal lato opposto rispetto al dottor Mozzi. Io sono contento che lui si occupi di prevenzione, sono assolutamente favorevole a questo, e sono assolutamente favorevole alla ricerca e mi sembra che lui sia indirizzato in questo senso. Però capisco anche che nei momenti in cui le situazioni sono sfuggite ad ogni controllo, preventive eccetera, e sono conclamate, bisogna gestirle. Ecco che allora io penso di entrare in gioco in questo. Va bene, io per Natale, caro dottor Del Frate, le regalerò un libro della dieta dei gruppi sanguigni del dottor Piero Mozzi, lei cortesemente gli molto darà gentile un'occhiata. Ma certamente. E poi ci scambieremo le impressioni. Ma va certamente bene, perché anche i medici devono aver cara e preziosa la loro salute, quindi le vogliamo bene, vorremmo che lei, diciamo, fosse che una macchina per essere salute utilizzata deve essere funzionante. Certo. Per cui questo è indubbio. Benissimo. No, ma il fatto fondamentale è questo, proprio che mancando un certo orientamento proprio mentale già dai primi anni di medicina, e praticamente si pensa come ineluttabile il fatto che si possa ripristinare o almeno recuperare buona parte della funzionalità, come in questo caso della circolazione venosa. E invece a un certo punto, quando si vede che la situazione sta andando verso problematiche patologiche, e lì dovrebbero intervenire appunto i medici di base, i medici che sono più a stretto contatto con le persone, con i cittadini, con i malati, e lì cambiare radicalmente le abitudini alimentari. Quando c'è un primo accenno di, chiamiamolo così, alterazione della circolazione venosa, già sarebbe sufficiente togliere determinati alimenti che possono essere per una persona di gruppo A le carni bovine, le carni derivate dal maiale e soprattutto i latticini. E già lì l'equilibrio della circolazione venosa lo si può ristabilire. Combinato con una certa attività, ad esempio camminare in punta di piedi, non stare mai fermo troppo a lungo in piedi, che sennò si possono sfiancare maggiormente le valvole che regolano e che permettono poi al sangue di risalire tutto quanto. E quindi viene... Se mi è consentito in questa dialettica col simpaticissimo dottor Mozzi, di fatto c'è tutta una parte della febbrologia che è quella più complessa, che è quella che si occupa delle sindromi post-levitiche, di tutti i guai che nel tempo conservano dopo un evento trombotico che ha distrutto la parte, diciamo, l'unità funzionale primaria del sistema venoso, che sono le valvole, soprattutto nelle vene profonde. C'è tutta una parte quindi di insufficienze venose, che sono insufficienze maggiori, che non è che dipendono da delle questioni genetiche o attitudinali, ma che dipendono da dei fatti che sono intercorsi per un evento traumatico, per eventi occasionali nella vita delle persone. Può succedere un incidente, ad esempio, un evento traumatico, oppure un periodo di immobilità prolungata. Per cui, diciamo, in questo caso... Non possiamo entrare in questa logica, e in questo caso, ahimè, bisogna ragionare in un modo differente, bisogna cominciare ad essere dei medici che hanno qualche conoscenza anche di fisica e di idraulica. Per cui la prevenzione va bene, però purtroppo per quello che sta diventando uno dei miei campi di interesse principali, che è quello è il tentativo di gestire le sindromi post-trombotiche. Il tromboembolismo venoso. No, ma soprattutto gli esiti di una trombosi venosa che si manifesta del tempo per una devalvulazione che è avvenuta per degli eventi traumatici, perché con il trombo che ingloba una valvola, quando viene riassorbito lascia una valvola distrutta e questa valvola quindi non può più avere la sua funzionalità, per cui sono pazienti che vanno incontro a dei problemi durante l'evento acuto. Ma sono pazienti che possono andare incontro poi a degli eventi anche nel proseguo negli anni, perché manifestano dei segni di insufficienza venosa ed è un brutto vivere con questi problemi. Immagino. Adesso... La fluidità del sangue, è quella.
La fluidità del sangue, che se dopo che uno ha subito un intervento o anche un trauma, se non si riporta la fluidità del sangue allo stato ottimale, il problema si scarica nuovamente dove c'è stato il trauma o l'intervento. Confermo per la mia gamba che si è rotto quest'anno. Un incidente gravissimo. Per cui mesi di inattività, e vedevo subito la differenza quando mangiavo alcuni cibi e quando ne mangiavo altri, nel senso che immediatamente si gonfiava e la circolazione rallentava tantissimo. Quando invece stavo bene a stecchetto, la gamba si sgonfiava. Bene, lasceremo qualche dubbio al dottore. Chi ha la ritenzione, ad esempio, a livello di sistema linfatico e tutto quanto, la ritenzione di liquidi, un'alimentazione, pesce e verdure, e le gambe, anche chi ha la tendenza ad avere questa ritenzione di liquidi, gambe gonfie, caviglie gonfie, praticamente perfette. Uno mangia dei cereali, dei farinacei, dei latticini, delle carne suine, e le gambe, ma ad esempio nelle persone di gruppo zero, questo succede anche a me, sulle gambe, se mangio la frutta, se io mangio della frutta la sera, mi trovo al mattino le gambe gonfie. Ed è incredibile questo, è che non ce lo fanno mai studiare da ragazzi, da giovani. È questo quello che è. Comunque un intervento chirurgico, poi per far sì che secondo me nessuno se la prenda col chirurgo, sarebbe veramente opportuno che quando uno esce abbia la lista degli alimenti che deve togliere e quelli che deve inserire. E secondo me poi si ottengono dei risultati strabilianti e stabili, senza più avere ricadute, che poi magari è difficile reintervenire dove già si è intervenuti. Sì. Lo sapevo che saremmo andati avanti a lungo, perché sono due persone molto, molto intelligenti e profonde. E adesso però direi di interrompere questo momento di salute con qualche cosa che ci dia un po' di leggerezza, perché infatti è il suo motto, viva la vita, viva l'allegria, insomma, viva la felicità. Viva Loretta Ferrara, che è sul palcoscenico con Claudia. Loretta nel frattempo si sta scaldando la voce. Cosa succede? Noi vediamo una mascherina, perché abbiamo questa mascherina? No, sto bene, serve solo per scaldare le corde vocali, già che ho un'età importante, le corde massacrate dall'usura, le devo prima scaldare, ma non è niente di che. Hai capito, quindi devi fare qualche esercizio prima allora. Assolutamente sì, tutte le sere staminata, gli esercizi, l'acqua col sale nel naso, tutte queste belle cose. Tutto. Niente. Facciamo cambio. A te. Grazie. Il microfono e il palco. Grazie Loretta. Mille. Allora io penso di regalarvi due momenti un po' leggeri, no? Il primo momento saranno quattro barzellettine, giusto per farvi ridere un pochino, e poi vi canterò magari una canzoncina milanese di quelle che ho scritto io. Io ho un motto, nelle osterie noi usiamo proprio fare tanta allegria in questo momento in cui c'è bisogno di essere un pochino allegri e un po' leggeri. E ho un motto, il motto dice: hai raffreddore, fregatene e sorridi. Hai la broncopolmonite, fregatene e sorridi, la morte è peggio. Hai perso il lavoro, fregatene e sorridi, la morte è peggio. La donna ti ha lasciato, fregatene e sorridi, la morte è peggio. Sei morto, fregatene e sorridi, il peggio è passato. Ecco, questo è un po' il mio motto. E io parlo nelle osterie, racconto la vita attraverso le barzellette. Per esempio, quando parlo degli italiani, che siamo un popolo veramente straordinario, in questo momento di difficoltà riusciremo sicuramente a venirne fuori, racconto sempre quella di quel sindaco che deve rifare la facciata del municipio e si fa fare alcuni preventivi. Gliene arrivano tre: uno di un francese di 3.000 euro, uno di un tedesco di 6.000 euro e uno di un napoletano di 9.000 euro. Convoca questi tre signori in ufficio per farsi spiegare i preventivi. Il francese dice: guardi, uso una pittura normale, do due mani, mi servono 1.000 euro per la pittura, 1.000 euro per l'impalcatura e i pennelli e 1.000 euro sono per me. Il tedesco dice: guardi, uso una pintura antitutto, do tre mani, mi servono 3.000 euro per la pittura, 2.000 euro per l'impalcatura e 1.000 euro sono per me. Dopodiché sto sindaco guarda il napoletano, fa: senta, lei l'ho convocata così, cioè per curiosità, perché 9.000 euro mi ha fatto un preventivo assolutamente fuori di melone. Dici: ma come? Il mio preventivo è il migliore di tutti, o dunque 3.000 euro sono per te, 3.000 euro sono per me e 3.000 euro ci vediamo al francese che ci rifà la facciata. Ecco, questo per esempio è uno degli argomenti che tratto sempre nei miei spettacoli. Un altro argomento che piace moltissimo è quello degli ubriachi. I vecchietti ubriachi fanno molto successo ovunque io vada, e racconterò quella di quel gruppo di nani che deve fare una partita di calcio.
arrivano allo stadio e trovano gli spogliatoi inagibili perché li stanno ristrutturando. Allora vanno nel bar di fianco allo stadio e chiedono il permesso al barista di cambiarsi nel bagno. Il barista, per quello che gli costa, acconsente, e tutti questi nani entrano nel bagno. C'è lì un vecchietto ubriaco appoggiato al bancone. A un certo punto vede passare 11 nani tutti rossi. Si guarda intorno, vede nessuno, dice niente, fa finta di niente. Dopo un po' vede passare 11 nani tutti blu. A sto punto guarda il barista e fa: amico, posso sbagliare, ma mi sa che ti stanno ciulando il calciobalella. Questa è molto carina, ma sicuramente la prossima lo è ancora di più, quella dei due vecchietti al ristorante che non mangiano niente ma bevono parecchio. Alla fine Chucky Persson fa: porca Eva, perché gridano quando bevono, avete fatto caso? Porca Eva, mi scappa la pipì, scusa un attimo. Vado al cameriere e fa: ma scusa cameriere, la toilette, plurale, non so. Dice: vede in fondo a quel corridoio ci sono due porte, quella di sinistra non la guardi neppure perché c'è un salto di 15 metri che stiamo mettendo il montacarichi. La porta di destra scende due gradini e trova la toilette. Infatti arriva davanti a ste porte e fa: perché? Cos'è che mi hai detto? Dunque sinistra, ovviamente entra nella porta di sinistra, si fa 15 metri di salto. Il suo amico non lo vede tornare, lo va a cercare, vede la porta socchiusa e si affaccia e fa: Giovanni, va tutto bene? Sì, va tutto bene, però senti, quasi quasi io pissio qui perché il secondo gradino non so se ce la faccio a farlo. Eh beh, straordinaria. E infine c'è una barzelletta che io racconto, io faccio questo lavoro da 42 anni e sono 41 che racconto questa barzelletta ed è talmente successo che è la più richiesta ancora oggi. Moto vedetta dei carabinieri, cambiate rotta. Cambiate rotta voi. Siamo la moto vedetta dei carabinieri. Cambiate rotta. Cambiate rotta voi. Sono il maresciallo Macaluso della moto vedetta dei carabinieri. Vi ordino di cambiare rotta. Cambiate rotta voi. Sono il colonnello Scazzamupeta della motovedetta dei carabinieri. Se non cambiate rotta, facciamo fuoco. Sono Peppino, il guardiano del faro. Fate quel cacchio che volete. Ecco. Grazie, ci vediamo dopo per una bella canzoncina milanese. Grazie, grazie mille. Io voglio sostenere Telecolor. Io sostengo Telecolor. Io sostengo Telecolor. Io sostengo Telecolor. Io voglio sostenere Telecolor. Io voglio sostenere Telecolor. Bentornati in studio, siamo di nuovo in compagnia di Jessica Tenca, una voce strepitosa, abbiamo avuto modo di sentirla poco fa, tra poco la sentiremo di nuovo in un'altra esibizione, ma sarà anche questa un'esibizione che ha una storia in particolare, ha comunque una dedica secondo te? Ma allora, devo dire che è stata una cosa neanche voluta, che stasera ci saranno più cose dedicate a questo personaggio, no? Nel quale canterò questa canzone famosissima, un grande classico. L'hanno cantata veramente tutti i cantanti più famosi al mondo e non hanno voluto cantare questa canzone a loro modo, proprio a modo mio. Quindi... In italiano, modo mio, che poi è stata fatta anche in altri, con altri titoli. Certo. Comunque il grande Frank Sinatra, tantissimi anni, anzi Jean-Claude François scrisse questo Comme d'habitude, bellissima in francese,
divenne poi un grande successo a livello mondiale quando la cantò Frank Sinatra con la sua My Way, e divenne un successo veramente incredibile che ancora oggi viene richiesta nelle serate, ed è il mio cavallo di battaglia da sempre, da sempre, da quando sono arrivata qui a Telecolor la prima volta cantai My Way, tanto per cambiare. Quindi un po' ti accompagna sempre. Esatto, quindi anche il compianto Gianni Leani era la sua canzone preferita, me la richiedeva ogni volta che veniva a sentirmi. Quindi anche noi la riascolteremo con grande piacere, e naturalmente richiede un grande impegno, un grande sforzo. Sì, ma è veramente un piacere cantarla, anche perché appunto nella versione italiana parla di un bellissimo, pardon, il testo di Patti Pravo parla proprio del nostro modo di vivere. Davanti a me c'è una platea piena o deserta, io non lo so. Quindi è una cosa che riguarda il mio mondo, il mondo degli artisti, il mondo, questo mondo, insomma, questo non ci mondo. Sono tante parole. Hai un rituale o comunque un qualcosa, visto che parliamo anche di alimentazione, che utilizzi prima delle tue esibizioni? Allora, io premetto, ho fatto 7 anni di studio del canto tramite la soprano Giovanna Campanini di Belforte, di provincia di Mantova, e praticamente io ho sempre solo fatto vocalizzi da lei. Io in 25 anni che faccio questo lavoro non ho mai, anche perché non saprei come farli, sinceramente, non che, però io scaldo la voce dal primo pezzo con cui comincio la serata fino alla fine. È naturale che più si canta più scaldo la voce, però questa tecnica veramente incredibile che ho avuto la fortuna di acquisire mi ha aiutato in tutti questi anni, e con il passare del tempo, insomma, si migliora sempre di più. Assolutamente. Il segreto alimentare, abbiamo capito, ce lo svelerà più tardi. Sì, adesso... io ho già avuto bisogno del dottor Mossi in passato, che mi ha aiutato veramente tantissimo con la voce. Dopo ci racconterai. Adesso lasciamo di nuovo il palco a te. My Way, Jessica Tenca. And now empty sneer and sore face, the final curtain. My friend, I'll sit clear, I'll state my case, of which I'm certain. I believe I let this fool, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I have the few, but then again too few to mention. I did what I to do, and so we through without exemption. I played each act a curse, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure in you when above of more they'll call it you. But I heard it all when death is doubt, I'd hide it up, hell spit it out. I face it all and I stood tall. And cried, I had my fill, my share of losing, and now
these tears subside, I find it all so amusing to think I did that. May I say, not in a shy way. Oh no, oh, oh no, not me. I did it my way. For what is man? What has he got? If not himself. Pensa, se ti fossi chiamata Minelli, se ti fossi chiamata magari. Minelli, che successo planetario che avresti avuto. Ma magari. Fantastica, guarda. Dovevo nascere in quei mamma tempi. Mamma mia, da far quasi rabbrividire anche Frank Sinatra con questa versione. Magari. Strepitosa, grazie della tua proprio prestazione eccezionale. Grazie. Ho sempre invidiato praticamente nessuno, tranne quelli che hanno una voce fantastica. Grazie. La voce è un dono della natura, non è tecnica. La voce sì. È un qualcosa che uno nasce con quella voce, ce l'ha stampato nel suo DNA. Grazie. È più facile imparare a dipingere che non a cantare in questo modo qua. Grazie, grazie della tua presenza, veramente eccezionale. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Come vedete ho preso temporaneamente il posto di Antonella. Faccio anch'io davvero i miei complimenti a Jessica per la sua bellissima voce. Allora, insieme a voi vorremmo dedicare spazio anche a un altro argomento molto importante, un tema che supportiamo da tantissimi anni. Oltre ai diritti umani, oltre alla salute, noi ci occupiamo e ci battiamo per i diritti animali e per l'ambiente. Perché? Perché è davvero molto importante e abbiamo una trasmissione dedicata agli animali da compagnia, che è proprio Cani e Gatti e Compagnia, che va in onda il sabato sera in prima serata, e una nuova trasmissione che invece si occupa degli animali considerati da reddito, cioè gli animali che poi diventeranno il cibo per molti di noi. E questa trasmissione si chiama proprio Green Box Speciale Animali ed è in onda sempre il primo venerdì del mese. Quindi per affrontare questo argomento davvero molto importante di attualità ho due grandi ambientalisti qui con me, sicuramente il dottor Piero Mozzi, che da sempre si definisce ambientalista, ancora prima che forse fosse di moda, e anche per proprio lo stile di vita. No, no, ma più che ambientalista sono uno che vivo nell'ambiente da una vita, da un sacco di anni. Vivo e cerco di custodire l'ambiente, di preservarlo. Quell'angolo del pianeta che a Mogliazze è proprio lì, insieme, a parte gli affetti familiari, è la più grande passione della mia vita, insomma, questo... Benissimo, e poi qui con noi c'è anche Claudio Pomo dell'Associazione Essere Animali, che è responsabile delle campagne proprio di questa bellissima associazione. Allora, per entrare proprio nel vivo della questione, Claudio, insieme a te, sì. Sappiamo che la vostra associazione si batte per tutti gli animali, come dicevo prima, dall'animale da compagnia, quello che purtroppo viene allevato per poi diventare carne, agli animali nei circhi, alle pellicce, agli animali che poi diventeranno pellicce. Quindi voi vi battete per tutti gli animali.
Sì, noi cerchiamo di creare una coscienza, un cambiamento nella società, nel rapporto tra gli esseri umani e gli altri animali, e quindi riaprire innanzitutto una conoscenza e una coscienza, appunto, come dicevo, riguardo al trattamento che subiscono questi animali, che spesso non è noto, sconosciuto, avviene dietro a delle porte, a delle pareti, diciamo, spesso anche immaginaria, perché comunque si potrebbe anche vedere qualcosa, ma si fa finta di non vedere. E da questa presa di coscienza anche noi speriamo che le persone, iniziando a conoscere un problema, iniziano anche a cercare di trovare le soluzioni, quindi cercarle dentro di sé, con le proprie scelte personali, scelte di vita, e anche con delle battaglie che poi noi portiamo avanti a livello politico, sociale, per dei cambiamenti importanti, come il divieto degli allevamenti di animali da pelliccia in Italia, che stiamo perseguendo da anni, come speriamo possa arrivare presto, così come è già stato ottenuto in diversi paesi europei. Quindi, insomma, cerchiamo di fare un lavoro che porti un cambiamento, come noi definiamo, un cambiamento proprio sociale importante. Assolutamente, e soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti intensivi c'è un nuovo argomento molto attuale che proprio in questi giorni c'è stato COP21. Vi vogliamo far capire quanto l'allevamento intensivo abbia un impatto sul nostro pianeta. Quindi iniziamo subito vedendo questo brevissimo video per poi commentarlo insieme. Allora, c'è stato un piccolo inconveniente, non ci siamo compresi con la regia di sopra. È un video, un breve video di Cowspiracy che c'è proprio, fa capire questo legame, giusto Claudio, fra l'allevamento intensivo e l'impatto che ha sul nostro pianeta. Sì, è una brevissima animazione di un minuto e mezzo che fa riflettere in pochissimo tempo, veramente da tantissimi dati e da uno spaccato di qual è l'impatto ambientale del consumo di prodotti animali, in realtà non solo intensivi ma anche estensivi, poi ne parleremo dopo. Assolutamente, ecco. Se riusciamo a vedere adesso questa breve animazione, sì, che sì, credo sia veramente ben fatta e comunicativa. Vi lasciamo al video allora. Ecco, tantissime informazioni, anche se il video è molto breve, però io vorrei subito fare una domanda al dottor Piero Mozzi. Lei da sempre sostiene che è contrario agli allevamenti intensivi e che sarebbe più auspicabile tornare ai pascoli, come era una volta. Per forza, la natura ha messo delle immense praterie che in passato sono sempre state utilizzate. Basta pensare agli Stati Uniti d'America, erano una prateria nella zona centrale incredibile, dove scorazzavano una quantità infinita di bisonti. Lo stesso adesso è rimasta ancora discretamente l'Argentina, ma anche basta pensare a tutte le cime dell'Appennino, anche delle Alpi e delle Prealpi, che in buona parte, soprattutto negli altri paesi, Svizzera in particolare, ecco, mantengono ancora molto attivi, portano all'alpeggio greggi, mandri, e quindi solamente qua in Italia non si riesce a combinare abbastanza l'utilizzo
di questi pascoli che potrebbero veramente intanto continuare a fertilizzare il terreno, si toglierebbe la possibilità che si sviluppino incendi, perché poi l'erba secca e se l'erba non è, e se l'erba appena appena è un po' alta, quando secca diventa facile preda degli incendi, e preservare quindi le colture della pianura invece che coltivare a tutto spiano del mais che richiede una quantità di acqua infinita e prosciuga insieme al pomodoro, prosciuga praticamente laghi e fiumi, e invece come è sempre stato, quando c'era la transumanza partivano le greggi dal mare praticamente, man mano salivano fino alle cime delle montagne, man mano che la stagione andava verso il tempo stabile, e poi quando declinava verso l'autunno man mano scendevano a valle, e l'hanno fatto per secoli e secoli, per millenni, è sempre stata la storia dell'umanità. E adesso invece è stato stravolto tutto, vengono fatte grandi, grandi stalle, vengono prodotti mangimi, e viene coltivato mais a tutto spiano che praticamente richiede un grande apporto di fertilizzanti e di acqua. Forse anche perché la richiesta attuale da parte dei consumatori è davvero elevata, forse il pascolo non riuscirebbe a stare dietro alla richiesta? Ma no, ma basta pensare che, guarda, paesi piccolissimi come la Nuova Zelanda, che avrà 6-7 milioni di abitanti, è capace di avere magari 40 milioni di pecore. Era arrivata fino ad averne 60-70 milioni. Idem l'Uruguay. Paesi dove ci sono 3-4 milioni di abitanti, che c'è uno sproposito di pecore che utilizzano. La pecora poi non ha bisogno di mangimi, la pecora ha bisogno di erba da pascolare. Al massimo, quando c'è la stagione invernale, allora magari la si porta, lì si dà un po' dell'erba, ma non richiede dei mangimi, che poi se venisse organizzato un po' decentemente, le pecore scendendo a valle occuperebbero quei territori che magari non sono facilmente colpiti da nevicate più che abbondanti, come è sempre stato. L'umanità ha sempre allevato degli animali, anzi tutte le civiltà si sono sviluppate di pari passo con l'allevamento. I grandi popoli sono sempre stati, sono partiti da allevatori di pecore, guardate i greci, i romani, sono sempre stati popoli che hanno sviluppato, hanno basato il loro sviluppo per tutto, per l'approvvigionamento alimentare, ma anche per l'approvvigionamento del materiale con cui vestirsi. Perché adesso si ricorre alle fibre sintetiche, che è quanto di più naturale ci possa essere, invece che utilizzare la lana. Pensa. Prego, quanti Claudio, piumini sintetici ci sono invece che utilizzare la lana che viene sprecata. Noi stessi che abbiamo un allevamento di pecore, la lana non la ritira più nessuno, diventa un rifiuto speciale. Non si riesce neanche più a fare magari dei pannelli isolanti, niente. Eppure hanno sempre fatto tutto, dei calzari, coperti, tappeti. Questo è verissimo, assolutamente. Prego Claudio, sì. Se volevi anche tu aggiungere. Sicuramente, ha fatto l'esempio del dottor Mozzi delle pecore, sicuramente sono gli ovini sono gli animali con il minor impatto sull'ambiente. Gli animali che però vengono più consumati nella dieta odierna, parliamo in Italia, poi vabbè, ogni paese ha la sua dieta diversa, comunque sono ben altri. Si parla di 450 milioni di polli macellati ogni anno solamente in Italia, per non contare le decine di milioni di maiali, quindi animali che hanno un diverso impatto molto più forte sul pianeta. E soprattutto però il problema adesso è che in Italia non siamo più come un tempo pochi milioni, ma siamo 60 milioni di persone, e lo spazio è uno dei paesi comunque con una maggiore antropizzazione, e lo spazio, diciamo, a disposizione di erba, di pascoli, non sarebbe assolutamente sufficiente per dare un consumo di carne quotidiano come quello attuale da parte di 60 milioni di persone. Quindi assolutamente, questo lo dicono i dati, non è una questione personale, non è assolutamente sostenibile un consumo di carne a livelli attuale con una produzione estensiva. Per il consumo attuale è necessaria quella che è la produzione intensiva, quindi chiudere sempre più animali in sempre minor spazio, e questa è la politica che è stata attuata da decenni ormai e che è la realtà che porta il 90% circa del cibo di produzione animale sulle tavole degli italiani.
Assolutamente. Piero, volevo fare un'altra domanda. Molti dei nostri telespettatori ci hanno informati di non poter acquistare carne biologica, ma di doverla acquistare nei discount a basso prezzo. La dieta prevede la dieta del dottor Mozzi prevede un consumo di carne e pesce, ma la qualità di questa carne fa bene alla nostra salute? Allora, la cosa importante è che uno mangi ciò per cui è programmato. Se uno è programmato per mangiare della carne bovina, e sono quelli di gruppo sanguigno 0 e gruppo sanguigno B, che mangino pure la carne bovina. Se uno di gruppo A mangia la carne bovina sta male, ma decisamente male, può incappare sì in forme tumorali. Il discorso dell'allevamento è fondamentale, a parte che si potrebbe sicuramente dare un taglio netto all'allevamento suino, che è una carne che sicuramente crea dei problemi di salute a tutti quanti. E non è un caso che delle tre grandi religioni solamente la religione cristiana si sia messa a mangiare, consumare carne suina, mentre sia gli ebrei sia i musulmani assolutamente non ne vogliono proprio sapere. E già si risparmierebbe veramente una quantità di allevamenti, visto che poi i suini devono essere allevati in stalle ben chiuse, proprio non possono essere portati al pascolo se non in casi rari. Ci sono alcune realtà che possono prevedere. Una volta sì, quando c'erano magari i contadini che allevavano un maiale che poi a fine anno lo macellavano, metà lo usavano loro e l'altra metà serviva, lo vendevano per pagarsi le spese, ecco, allora lo portavano a pascolare, lo portavano magari nei castagneti, lo portavano in giro, perché poi è un onnivoro praticamente il suino. E già si risparmierebbe sicuramente questo. Tante energie, tante risorse, ma c'è da dire una cosa, che l'unico alimento, gli unici alimenti che l'umanità ha sempre mangiato, sono sempre stati la carne e il pesce, a qualsiasi latitudine. Pensate, guardate il nord del pianeta, ma come potrebbero campare se non mangiassero la carne? Certo, la natura poi ha distribuito le cose con molta saggezza, come ha sempre fatto, è quello che ha permesso di vivere per un'infinità di secoli, di millenni, a tutti gli esseri viventi, uomo compreso. Ha messo delle sterminate distese di praterie, di pascoli, dove ci vanno a pascolare i caribù in Canada, le renne in Lapponia e in Siberia, e insieme al pesce questa gente ha sempre mangiato quello. Ci pensate a coltivare i cereali in Siberia al nord o in Lapponia? Non esisterebbe, non crescerebbero, sarebbe uno stravolgimento dell'ambiente incredibile, senza contare che il vero stravolgimento dell'ambiente è cominciato quando l'uomo ha cominciato a deforestare per coltivare i cereali. Lì sì che c'è stato il grossissimo stravolgimento ambientale, anche perché i cereali richiedono risorse, diciamo così, per quanto riguarda concimi e tutto quanto, notevoli, senza contare che, come ho accennato prima per il mais, risorse idriche spaventose. Ma poi i conti, qualcuno, l'oste natura li farà. Perché adesso che ci si sta sbilanciando molto sui cereali e stanno venendo avanti tutta una serie di patologie metaboliche che saranno quelle che metteranno in seria, serissima crisi l'umanità. Problematiche cardiocircolatorie, problematiche per quanto riguarda le glicemie, il diabete, il colesterolo, l'obesità. È ben difficile che l'obesità sia causata dall'uso della carne o del pesce. È ben difficile, ma l'obesità, meno che meno il diabete, guardate che si sta diffondendo anche dove non c'è il glutine.
il diabete si sta diffondendo in Africa, si sta diffondendo in Asia, dappertutto dove ci sono i cereali. Quindi bisogna stare molto molto attenti, perché a volte si fanno dei conti, ma i veri conti li fa la natura. E quindi bisognerebbe pensare e valutare molto molto bene. Per quanto riguarda un prodotto, ma a qualsiasi livello, che sia vegetale o che sia animale, la scelta sicuramente è quella per un prodotto biologico, nel modo più assoluto. Più è naturale, o meglio addirittura più naturale che c'è, anche oltre il biologico, proprio naturale, come un tipo. Uno va adesso, che di frutta non ce n'è, va sull'Appennino, ci sono in giro le bacche di rosa canina coltivate in modo spontaneo dalla natura, uno mangia una bacca di rosa canina, è il massimo della biologicità di tutto quanto, cresciuta senza nulla, se non con l'acqua, con la neve, col caldo, col freddo, che quando viene freddo prende un poco di gelo e diventa molto molto più facile da utilizzare, da consumare. Però pensateci, quindi è sempre meglio lasciare da parte la chimica e tutto quanto. Ma se uno mangia un pollo che non è biologico, però riesce a tollerare il pollo, non se la cava. Tipo, uno di gruppo A mangia carne di pollo, anche se non è biologico, se la cava. Considerando un fatto che con la cottura tutti gli eventuali antibiotici e ormoni con la cottura vengono stroncati. Come se uno decidesse di prendere un antibiotico e prima di assumere l'antibiotico lo butta 5 minuti nella pentola che bolle. Quell'antibiotico non funziona assolutamente più. Se una persona di gruppo B mangia carne di pollo biologica, sta male. Idem il gruppo AB. Se uno di gruppo B mangia carne di vitello allevata in modo, diciamo così, industriale, non gli succede niente. Assolutamente niente. Dobbiamo per cui fermarci. La cosa importante è che uno riconosca il cibo che sta assumendo. Se il suo sistema immunitario non lo riconosce, più è biologico e peggio è. Se io, che sono di gruppo zero, mangio una fragolina di bosco, e già ne ho fatto le spese, oramai lo so questa storia, e più è biologica, e più è naturale, e più ha una capacità di creare reazioni immunitarie tremende. Ecco, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tantissimo da condividere.